Buonasera a tutti, buonasera ragazzi. Ciao a tutti. Buonasera, buonasera, ciao. Allora, con questo video andremo a presentare effettivamente lungo o corto, ragazzi, lungo o corto. È tutto dire. È tutto un dire, però prima di iniziare... Per quanto mi riguarda, corto. Allora, prima che andremo a parlare punto di copy, di che cosa scrivere per incentivare nel vendere i nostri prodotti e servizi, vorrei presentare i miei due collaboratori, Ezio e Alessandro, e vi lascio a voi la parola per spiegare un po' chi siete e che cosa fate. Vai Ezio, inizia tu. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Ezio e abito a Londra, come si può vedere da questa bellissima... cabina del telefono e ho iniziato a studiare marketing 6 anni fa incontrando il metodo Merenda e poi ho approfondito, proseguito e ci ho perso le notti studiando. È diventato proprio una passione, uno stile di vita anche, perché alla fine è diventato anche uno stile di vita. Tu, Alessandro? Ma io ho iniziato come consulente di web marketing e poi mi sono specializzato alla Copy Academy perché mi sono intrippato col copywriting e adesso mi sono specializzato, diciamo, sul copywriting dentale, quindi dentisti, aziende che si occupano di ambito dentale. Questo, diciamo, faccio principalmente. La cosa bella che vorrei aggiungere io è che noi tre ci siamo conosciuti ad un corso a metodo Merenda e quindi tutti e tre ci siamo ritrovati un attimo lì che non ci conoscevamo e di punto in bianco è nata questa collaborazione tra di noi. E quindi tra mille cose ho detto, dai, facciamo un corso dove andiamo a spiegare delle cose che noi siamo esperti comunque di vendite e copywriting, per andare a insegnare ai nostri clienti e ai nostri amici e tutte le persone che si interessano a questo mondo come interfacciarsi in questo aspetto molto particolare, no? Allora, io inizierei, se siete d'accordo, Vai, Sam. partendo dal presupposto che noi quando ci interfacciamo con i nostri clienti, uno dei problemi sullo scrivere è lo scrivere tanto o poco, no? Il testo è lungo o corto, no? E di conseguenza, la prima cosa che dice assolutamente deve essere il testo corto perché la gente s'annoia, non vuole leggere, quindi quando vede un testo molto lungo, un post lungo, uno scritto, qualsiasi cosa, assolutamente molto concentrato, 3-4 righe e finisce lì, insomma. Ma quello che cerca è un qualcosa che attira l'attenzione, no? Non so, Ezio, sei d'accordo? Di cosa stavamo parlando? Perché mi sono distratto un attimo. Esatto, ecco, è quello che cerca le persone, insomma, un qualcosa che attrae l'attenzione e poi magari, se interessato, va a leggere, ok? Quindi proprio l'ultima cosa del carro, cioè. Sì, creare un qualcosa che attiri l'attenzione e poi magari che va a informare, ma proprio il secondo step. Sì, ci sono vari modi dal mio punto di vista per attirare l'attenzione. Adesso abbiamo una bella ragazza che può attirare un pubblico magari maschile di media e alta età. In base all'immagine, al nostro target di cliente, si usa un'immagine adeguata alla situazione per appunto. Con la bella donna non si sbaglia mai, insomma. No, direi proprio di no per quanto mi riguarda, ma al di là di quello dipende anche dal punto di attacco e dal tipo di target che vogliamo andare a stuzzicare. Certo. Tu, Alessandro? Alessandro, cosa dici? Sì, assolutamente. Poi il discorso anche copy lungo e copy corto, effettivamente tanti sento che dicono, ma il copy lungo non funziona, io non lo leggerei mai. Però, dai. Il nostro Quindi... cliente spesso non è il target finale che deve usufruire del copy. E quindi io gli dico, ok, tu non lo leggeresti mai tutto lungo perché non sei in target.
Non sei in target, non sei il cliente target, e in ogni caso anche il cliente target, diciamocelo, un copy lungo probabilmente non lo leggerà mai tutto dall'inizio alla fine. All'inizio farà una lettura un po' random, un po' qua, un po' là, e noi evidenzieremo i punti principali che deve vedere. Poi, se è interessato da quello che noi gli evidenziamo, andrà a leggersi tutto. L'importante è che le informazioni giuste le possa trovare se le cerca. Ah, assolutamente sì. Infatti, noi tre siamo dei copywriter, cioè il nostro studio continuo è appunto interfacciarsi sul discorso della vendita, sia sullo scritto, quindi sul testo che andiamo ad elaborare per vendere il nostro prodotto o servizio, per poi strutturarlo alla stessa maniera quando si va a vendere tu per tu con le persone. Quindi, tra virgolette, siamo proprio dei venditori. Di conseguenza, non abbiamo formule magiche, perché non esistono. Non chi promette una formula magica per scrivere il testo, il copy, in una maniera più fantastica, mirabolante che sia, che vende milioni e milioni di euro, non esiste, ma ci sono i numeri. Noi facciamo test, analizziamo i nostri pezzi, facciamo in modo che quel pezzo si può migliorare, cioè si può migliorare sempre, però si cerca sempre il metodo per migliorarlo, fare in modo che funzioni, che venda da solo. Quindi c'è proprio uno studio dietro, ed è questo il nostro lavoro. Giusto, ragazzi? Giusto, Alessandro? Assolutamente, assolutamente. E che poi alla fine è quello che al cliente interessa, perché uno può anche dirti, non so, io il testo lo vorrei più in un modo più lungo, più corto, con queste parole piuttosto che con altre, ma alla fine quello che gli interessa è quanti soldi gli porta in tasca. Quindi sì, noi analizzando la campagna e i punti che funzionano di più, funzionano meno, dobbiamo garantire un risultato economico. Se facciamo quello, chi se ne frega di come glielo portiamo. Se non facciamo quello, abbiamo sbagliato. Quindi dal mio punto di vista, cioè, il cliente dovrebbe fidarsi, e se si fida accetta quello che noi facciamo, se non si fida sono tutti professionisti in giro. Ognuno su un modo di lavorare, ovviamente. Esatto, noi lavoriamo così, ok? Ovviamente ci hanno insegnato così, no, Ezio? Sì, sì, sicuramente. Cioè, il nostro metodo è puntato sui numeri, sul misurare quanti clienti convergono poi su un determinato prodotto o comunque su una determinata azienda. E quindi noi siamo focalizzati su quello, sul portare dei risultati. Dopo ognuno ha i suoi metodi, chiaramente, ma si può anche dire che si può provare a fare in un modo, e se il cliente non è stuzzicato a sufficienza e si vuole provare anche un altro, quello che chiamiamo in termine tecnico, un altro punto d'attacco, si può provare anche in un'altra maniera, leggermente spostandosi un po' come un'inclinazione d'attacco, appunto, e si va a stuzzicare un altro punto, ecco. Diciamo che, se posso aggiungere una cosa, noi cerchiamo di replicare lo stesso sistema a cui noi studiamo e ci hanno insegnato i nostri formatori importanti come Metodo Merenda e Marco Luzzo della Copy Academy, che loro stessi hanno studiato, rimodificato, ritestato nelle loro aziende di formazione, che dopo tantissimi tentativi funziona e di conseguenza porta i suoi risultati economici, inteso, ok? Di conseguenza, quando noi andiamo a scrivere, ovviamente la prima cosa è di pensare che no, per quanto sia il nostro cliente ideale o target che sia, il modus di scrivere è sempre di pensare che il nostro lettore è come Homer Simpson, no? Una persona semplice che sta lì, che magari legge una lettera, legge un post di Facebook, il classico esempio, penso a Homer Simpson, scrivere in modo semplice, efficace, vedrai che non sbagli. No, no, ragazzi. Assolutamente.
tanto l'esempio migliore è Homer Simpson. Però bisogna seguire un concetto molto semplice, ok? Quindi più spieghi e meglio è. Quindi detto questo, già siamo già un pezzo avanti, no? Sì, sì, sicuramente. Ah, volevo ritornare un attimo all'Homer Simpson. È il motivo per il quale noi dobbiamo attrarre prima con un'immagine e poi con un chiaramente con quello che scriviamo l'attenzione, perché siamo talmente contaminati, tra virgolette, da mille cose o dal non voler fare proprio niente, che è nella natura del, tra virgolette, dell'essere umano ancora, e quindi dobbiamo stimolare, invogliare a leggere. Prima roba, ripeto, con un'immagine e poi con quello che scriviamo, dei contenuti e portando dei... Assolutamente dei, sì. Poi dopo lo approfondiamo bello carico questo concetto, perché stiamo toccando un tasto bello pesante, no? Anche te, Alessandro, cosa dici? Sì, le immagini sono fondamentali. Soprattutto bisogna guardare, a mio parere, cosa stanno usando i competitor, cosa stanno usando principalmente le persone nel media di riferimento o dove noi vogliamo proporre la nostra pubblicità, e fare il contrario. Quindi, cioè, se mi ricordo una volta che, per esempio, su Facebook andavano tantissimo le immagini con il rettangolo rosso-verde, no? Perché attirava l'attenzione. È vero, è la moda. Lo faceva. Tanto è vero che dopo Facebook ha anche iniziato a dire non ci deve essere troppo rosso nella pubblicità, perché se no vai contro la mia policy, perché hanno capito che se tu mettevi tanto rosso attiravi l'attenzione. Il problema è che poi se tutti mettevano rosso, le cose rosse, dopo, cioè il rosso non funzionava più. A quel punto dovevi cambiare colore magari, o mettere lo sfondo bianco. Perché se una cosa la fanno tutti, non attira più l'attenzione. L'attenzione la attira quando è inusuale. Basta pensare che aggiungo c'era la moda poi di aggiungere tutte le emotion, no? ai post, in continuazione anche i testi pieni di disegnini. Poi dopo io personalmente avevo contattato per i miei lavori direttamente l'assistenza tecnica di Facebook, ho detto guarda che se vuoi che ti funziona i post, li metti in pubblicità, non ce li mettere, perché noi proprio li penalizziamo tutti quanti, proprio dal principio, quindi proprio assolutamente no. Ho detto ok, l'ho ricevuto. Quindi tutto dipende da che cosa si deve vendere, no? Perché noi ci focalizziamo su un concetto, quindi dobbiamo spiegare tanto. Più spieghi, meglio è, ok, però dipende poi da che cosa andiamo a vendere, ok? Questo è proprio un concetto base. Allora, qui, come possiamo vedere, è un'immagine di una pasticceria, no? Vende dei, vedi, pasticceria mignon, di quelle salati, dolci, quello che è, e ovviamente se ci andiamo, siamo, tra virgolette, presentando dei prodotti per una classica pasticceria di quartiere, ovviamente la stessa descrizione è molto veloce. No, ragazzi, tanto una pasticceria normale, se non fa delle cose molto particolari, potrebbe scrivere magari delle cose molto semplici, quando magari in altre circostanze potrebbe scrivere molto di più. Giusto? Assolutamente. Come magari sempre dalla pasticceria ho voluto mettere questa torta nuziale, dove magari lo stesso, soprattutto la sposa, e lo sposo perché è più la sposa che se ne occupa, no? Della scelta della torta nuziale, ovviamente per vendere... Scusate, decide tutto la sposa, cioè... Assolutamente, sì. Tutto lei. Alessandro ne sa qualcosa, forse. Tutto lei. Quindi dice sì, ok. Forse, no, Alessandro alla fine ha strisciato e basta, forse. No, ma neanche solo quello. Ma nel senso sì, chiaramente, no, la cosa più bella è stata quando l'organizzatrice, no, del matrimonio, la padrona del ristorante,
si rivolge, no, era la padrona del ristorante in realtà, e questa, cioè, non mi ha cagato proprio di pezza, si rivolgevano sempre solo a mia moglie. Allora, a quel momento io ho capito che la decisione di un matrimonio l'uomo non conta un cazzo, perché sennò il minimo... E guai se dici di no, e guai se dici di no. Esatto. Guai. Non ci mancherebbe. Però è stata carina perché siccome mi sono un po' incazzato, cioè sono arrivato a casa, ho detto sì, però a me quella lì è dato un po' fastidio perché ha fatto così. Evidentemente il messaggio le è arrivato, la volta dopo continuava a dirmi allora va bene Alessandro, allora... la storia cambia, Gli ha guardato brutto. Ok. Dopo lo riprendiamo questo discorso, tanto tranquilli. Allora, la stessa cosa anche per un servizio, ho preso un servizio postale, perché magari uno che deve pagare una bolletta, magari fare delle semplici operazioni di ritiro, quant'altro, comunque dei servizi molto diretti con un'altra persona davanti, una sottospecie di consulente. Non serve tanto scrivere, è un discorso tu per tu molto diretto, a massimo ci sono le classiche brochure che presentano altri servizi che magari uno deve, magari se si informa può prendere una consulenza da un'altra parte, però come vendita lì è molto diretta, schietta, anche i semplici offerte che fanno loro per chi si iscrive a Postemobile come me è molto diretta, ti fanno l'offerta lì, ta ta ta, ok, accetti, vai avanti. Non è, anzi, poi come servizio, per quanto sono lenti, odiati da tutta Italia, il servizio è molto veloce, no? Non so, in UK il servizio postale come va? Ma il servizio postale devo dire che non è una cosa difficile, ma nel senso è migliore che in Italia. Penso, era scontato quello. È una cosa molto... molto semplice, ecco, non ci vuole un gran genio essere migliore che in Italia. Comunque, devo dire che non ci sono grandissime code come in Italia. Ecco, ci sono le code anche qua, chiaramente, perché, come si dice qua, sono short on staff, cioè sono sotto numero spesso come dipendenti, e quindi la coda si fa né più né meno. Però... anche i servizi, devo dire, non sono spiegati come imposta. Vai là, ta-ta-ta, cioè già devi sapere. Per me è stato un po' un problema quando è iniziato il tutto, perché non, all'inizio, 6 anni fa, 5 e mezzo in realtà, quando sono venuto qua, non capendo bene la lingua, tutte quelle cose, insomma. Devi entrare un po' nel mood. Però, cioè, si fa, si entra tranquillissimamente. Calcolando che adesso sto iniziando l'università, anche sto facendo l'università. Infatti, assolutamente, tanti auguri per questo inizio dell'università. Grazie. Successo. Sì, un successo, un grande desiderio nel cassetto e piano piano, step by step, si fa. Dai. Quindi, di conseguenza... se andiamo noi che siamo consulenti, andiamo a vendere magari un servizio, comunque tutti gli altri che si occupano di consulenza, da un avvocato a un assicuratore a un qualsiasi figura professionale, ovviamente lì è diverso la vendita, bisogna che ci si mette lì, ci si dedica un attimo di tempo, un'ora, più ore, quello che è, dove si fa fronte a un problema e magari si cerca una soluzione. Quindi anche la vendita è... va spiegata molto di più del servizio alle poste, no? No, Alessandro? Sì, assolutamente, anche perché oltre ad avere i tempi tecnici alle poste, durante una vendita tu devi spiegare anche non solo il perché venire da te, ma anche il perché non andare dagli altri. Quindi a seconda della complessità di quello che vendi, cioè, ci vuole spazio. Ci vuole spazio per descriverlo. Poi in realtà ci sono anche delle campagne, delle modalità di trasmissione un po' di quello che è la vendita che ti obbligano, no, ad avere poco spazio. E lì devi fare il meglio che puoi. Per esempio, non so, nella campagna di referral tu non hai
tanto spazio da poter utilizzare, perché se no non ti seguono più. Quindi lì devi scrivere poche cose concise in 2 secondi. Oppure, ah, certo, che ne so, anche se tu vai, non so, in una pizzeria e magari hai lo spazio delle tovagliette. Alcuni scrivono dei messaggi di marketing sulle tovagliette. Non è che puoi scrivere tantissimo. O anche su un listino. Ah, i messaggi molto secchi, diretti. Sì, lì devi mettere poca roba, secca e diretta. Tutto il mondo sullo spazio. Per chi non ha capito cos'è campagna referral, parliamo di campagne da passaparola, ok? Per incentivare il discorso del passaparola si fanno delle campagne apposta affinché il cliente sia stimolato a, ok? Quindi sempre tecniche, strategie, sistemi per cercare di automatizzare ogni passaggio, per far scalare l'azienda verso l'alto, capito? Quindi aumentare sempre di più i propri servizi e quant'altro, ok? Quindi faccio questa spiegazione a livello tecnico, magari partisse qualche terminologia che poi i nostri ascoltatori non sanno che cosa vuol dire, allora io filtro, ok? Di conseguenza, quest'altra immagine, ovviamente, parliamo di una, l'ho voluta scegliere come rappresentante di un affitto, ok? Scegliere un appartamento in affitto, la vendita, è una cosa un pochino, magari è un procedimento più lungo, però non è mai paragonabile a una vendita, o che è un appartamento in affitto, non è mai paragonabile ad una vendita ad una villa, ok? Quindi due concetti completamente diversi. L'affitto molto veloce, magari anche dipende molto dal target, ovviamente, però quando dobbiamo andare a vendere una villa, ovviamente lì bisogna raccontarla tutta bene, ogni cosa, se è già pronta, se è da costruire. Quindi parliamo di due concetti, tutti queste foto, concetti di vendita completamente diversi l'una dall'altra, ok? Volete aggiungere qualcos'altro, ragazzi? Ezio, qualcos'altro? Ma io volevo dire che sì, bisogna appunto studiare la situazione, come dicevamo prima, il target, e in base a quello si misura poi dopo il ritorno che si ha di ciò che si è fatto, si è scritto, ecco. Quindi giustamente qui avremo un cliente sulla villa, l'immagine che stiamo vedendo, avremo un cliente magari alto spendente, molto esigente, con delle caratteristiche, cerca magari tutte le particolarità e gli optional di una casa che saremo noi a dover andare a spiegare se la casa le avrà, tipo la piscina, mi viene da dire, se è riscaldato o no, insomma sono tutte particolarità che vai ad aggiungere. Poi come dicevi tu, Saverio, l'appartamento che devi affittare, quando dici che hai 2 stanze, un bagno, cioè è una cosa effettivamente molto più semplice. Quando tu hai in mente i tuoi metri quadri, sai che tu vuoi stare quanto? 70, 80, 110, esatto. Ok? Esigenze di quante stanze? 2, 3, 4, ok, mi può interessare, fai un giro, ok, ti interessa? Sì, no, sì, va bene, ok, ci vai in altre 2, 3, 3, 4 volte, alla fine magari per le misure dei mobili, se non è già immobiliato, cioè è finito, poi dopo... se vai tramite agenzia immobiliare, loro macinano, cioè, non vogliono perdere tempo. Quando se uno dice non sei interessato tu, ok, ciao, il prossimo. Quindi è una cosa molto diretta. Già se lo fai autonomamente è diverso, capito? Però qui parliamo di professionisti e aziende che lavorano in questo sistema e hanno standardizzato tutte queste procedure per ovviamente lavorare sempre di più e macinare in gergo tecnico più soldi, capito? Infatti... Volevi aggiungere qualcosa o no? Però, intanto adesso do tutto lo spazio anche a Alessandro, perché tutto dipende a quale target mi sto rivolgendo, no? Allora, Alessandro, sì, per te una pasticceria del genere, no? Che magari analizzando la foto, che comunque non, per quanto noi prima abbiamo detto se è una pasticceria normale, ok, va bene, classica comunicazione diretta, presentazione magari delle foto, testo diretto, ok. Ma se fosse magari una pasticceria artigianale,
una pasticceria di un certo livello, magari che dobbiamo scrivere qualcosa in più, tu cosa faresti, per esempio? Ma io partirei sicuramente dal individuare anche la storia, visto che è artigianale, anche la storia che c'è dietro, a chi l'ha creata e anche, non so, il perché ha voluto fare una pasticceria artigianale. E poi selezionerei quei 3-4 o 1-2, non so, pasticcini che voglio vendere di più e farei una bella descrizione evocativa, magari spiegando anche la bontà dei prodotti, dove sono stati andati, dove sono stati presi, come, che idea c'è dietro a quel pasticcino, come è nata, in modo da dargli un po' più importanza e invogliare la gente a comprare quello lì. Pienamente d'accordo, sono pienamente d'accordo. C'è da dire anche che raccontando una storia viene automatico ricordare meglio il prodotto al cliente e per di più magari rimandare anche questo racconto a qualcun altro, qualche suo amico, qualche suo parente o qualcuno in casa. Cioè, per dire, se la cioccolata viene da, non lo so, dalla caverna del Burundi, non lo so, faccio per dire, questo lo riporterà, ecco. È una cosa che per imprimere la mente e focalizzare sul prodotto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Lo stesso vale per se andiamo a vendere una torta nuziale, ok. Io, per esempio, uguale, c'è mio fratello che si è sposato quest'estate e per scegliere la torta nuziale abbiamo fatto un pochino di giri, soprattutto per un discorso anche di chi ci avevano parlato bene, via dicendo, qual era la loro esperienza, tante cose. Però se uno sceglie una torta nuziale, passiamo alla tradizionale, si sceglie magari la farcitura e basta, quindi è un concetto molto semplice per quanto sia particolare, no? Però nel momento in cui si va a scegliere la decorazione, da una decorazione come questa, che a me sembra abbastanza tradizionale, ok, a quelle decorazioni spettacolari di pasta di zucchero, che ci sono mille cose e quant'altro, ovviamente lì è anche un concetto dire completamente diverso, anche a livello economico costa tutto un altro, è tutto un altro prezzo, no? Ezio, in Inghilterra come sono le torte per il matrimonio? Ma sono più o meno come quelle in foto, infatti secondo me ha preso una foto inglese, perché sono così. Mi ricordavo che in Italia le facessero più belle, più buone all'apparenza. Sicuramente più buone all'apparenza, non lo so, dipende da dove vai. Quindi, com'era la tua al matrimonio, Alessandro? Hai un ricordo della torta? Chi se lo ricorda, nel senso, quel giorno lì... Lasciato sua moglie... No, giustamente la testa era d'altra parte, classico. Devi chiedere alla moglie per sapere. Esatto. Dopo la chiamiamo. Lo stesso vale per le poste, ok? Le poste a un cliente medio-basso, diciamo, no? Che frequenta le poste italiane, perché poi magari l'imprenditore vero e proprio, dopo che perde 10 minuti alla fila, te lo senti di sotto, che bestemmia in turco perché deve andare a lavorare, o ovviamente ci manda un suo operaio, se no va, trova altre maniere, ok? E di conseguenza, per spiegare servizi del genere, come spiegato prima, è molto diretto, o magari ci sono delle brochurine lì davanti, no? Capito che quelle servono un po' per spiegare il servizio, 3-4 righe, finisce lì, no? Volete aggiungere qualcos'altro, ragazzi? Sì, io volevo dire che questo è verissimo, sono d'accordissimo. Purtroppo ci troviamo a volte ad avere dei clienti che hanno un servizio che è totalmente una commodity, quindi che è totalmente uguale ad altri, che è molto semplice, però glielo devi vendere lo stesso. Allora, a quel punto,
se loro sanno, perché hanno già fatto un lavoro di differenziazione, quindi sanno risponderti alla domanda perché devo venire da te piuttosto che da una persona che vende la cosa simile a quella che vendi tu, assolutamente in 2 minuti riesci a spiegare un servizio molto semplice. Però le volte, che è la maggior parte delle volte, queste persone non te lo sanno dire perché non hanno studiato una differenziazione, bisogna un po' inventargliela. Quindi in quel caso magari 2 righe in più serviranno, ma proprio perché devi inventare un brand positioning, una differenziazione al cliente, cioè devi fare in modo che la gente che legge la tua comunicazione dica: io vado a prendere, che ne so, il sale da Tizio piuttosto che da Caio, perché da lui è diverso per X motivi. Assolutamente sì. Assolutamente e la sì. Differenza può essere una storia, può essere il modo con cui è stato fatto, può essere tante cose, però se non la trovi la differenza non vedi niente, quindi quello è il problema. Insomma. Diciamo, farli ragionare in questo senso. Prendere quella particolarità di quel prodotto e servizio che andiamo, tra virgolette, a presentare alle persone e cercare di comunicarlo il miglior modo possibile, no? A fine. Esatto. Ovviamente, e se no, inventarla, nel senso fare in modo di difficile. No, non dicendo balle, ma dicendo: caro cliente, tu non hai una particolarità, la devi trovare. Perché se no il tuo prodotto non si venderà mai. E può essere anche il servizio di per sé, cioè se non è il prodotto può essere anche il servizio. Cioè magari gli fai un servizio a domicilio, gli fai un servizio in una scatola, una confezione più bella, o tante tante cose. Cioè puoi fare veramente tante cose, anche con le commodity. Ci si può differenziare. Chi magari fa sempre la tazzina, per esempio, offre il caffè sempre nella tazzina di ceramica, bisogna trovare uno che fa le tazzine di legno, per esempio, e la gente viene a bere lì perché è la tazzina di legno, ma sempre caffè stai vendendo, insomma. Assolutamente sì. Ottimo. La tazzina di legno è interessante, però, Sì, sì. Adesso la rivendiamo, no? Anzi, no, ormai l'abbiamo detto in pubblico, non si può fare. Peccato. Tenetele per te queste cose, che magari dopo ci facciamo i soldi noi, no? Porca miseria. No, ma perché a Mantova, ti spiego, non so se avete presente negli anni, quando si sono sposati i miei genitori, adesso ti parlo negli anni 70, c'erano si usava a fare la dote e c'erano quei servizi da caffè un po' particolari, con tutti i ricamini dorati, non so se dalle vostre parti c'erano, dalle mie parti. Sono di Mantova, tra virgolette Brescia, più o meno. E questo bar a Mantova, in centro a Mantova, utilizza ancora queste tazzine. La gente va perché è carino usare queste tazzine, questa particolarità, non la classica tazzina da bar, quella che butti sopra la macchina del caffè e che è bianca magari, quelle lì proprio sono tutte carine, decorate, cioè ti fa quasi, cioè, impressione prenderla in mano, no? Perché ti sembra quasi di berlo a casa, eh? È una sensazione che ti dà, che sempre vendendo un caffè, però ti fa sentire diverso, solo con una tazzina. Cioè, è quello il punto di attacco ancora, spostato invece che scrivere, ma vendendo un prodotto diverso rispetto a un altro. E poi è semplicemente detto quello che ha spiegato Frank nell'ultimo vendere Riconi che ha fatto 15 giorni fa, soprattutto il concetto che tu non c'eri, ma io lo c'ero, hai spiegato proprio questo concetto qui, come presentare un servizio nella maniera wow, strafiga, diciamo, ok? Ovviamente ci sono tutte accortezze da fare, quant'altro, però già la presentazione del servizio fa sì che lo stesso effetto di un classico bar ugualoide, che classiche tazzine che danno incomodato d'uso gli stessi rivenditori del caffè, ovviamente cambia dal giorno alla notte. Certo. Ti puoi permettere anche di mettere un caffè invece di €1, €1,10, spararlo anche €1,50, €2, €2,50, capito? Gli cambi caffè, invece di metterci lì, li metti la miscela di non so che è artigianale, quant'altro, che costa, non lo so, e la storia cambia.
anche perché essendo un prodotto di nicchia puoi aumentare il prezzo e dire questa è una cosa particolare, perché come ben sappiamo a volte il cliente che non conosce un prodotto guarda il prezzo, quando tipo un vino, quando compri una bottiglia di vino che costa tanti soldi è buono per forza, e invece quando magari dentro c'è un tavernello e non lo sai, però l'hai pagata magari 50 euro e dici oh no, è buonissimo, buonissimo, e quindi è uguale per il caffè, cioè non è per fregare la gente, però è una questione di marketing per far capire proprio che sei un prodotto di nicchia e puoi avere, ripeto, che per me è quella parola magica che bisogna proprio usare per quanto mi riguarda, dopo ognuno ha la sua, ma il punto d'attacco, trovare proprio il punto d'attacco esatto per il cliente che vogliamo andare a stuzzicare. Assolutamente sì. Infatti, lo stesso uguale vale lo stesso discorso per vendere una consulenza, ok? Quindi se dobbiamo intercettare un cliente quale? Un cliente medio, medio-basso, medio-alto o completamente alto, quindi magari siamo dei investitori finanziari, quindi cerchiamo persone con diversi soldi da investire nei nostri magari metodi che potrebbe essere di una banca o addirittura anche classici promotori finanziari che magari investono tutti in borsa, capito? Ogni concetto va affrontato in una maniera completamente a sé, va analizzato ovviamente la concorrenza, come diceva prima Alessandro, come si sta muovendo, di conseguenza fare tutto il contrario, perché magari ci si presenta in una maniera differente e si dà tutte quelle informazioni che magari gli altri non danno, capito? O danno per scontato, a volte è proprio quello che si dà per scontato che bisogna scrivere, no ragazzi? Assolutamente. Vuoi aggiungere qualcos'altro, Alessandro? Ma sì, per esempio c'è quell'aneddoto, no, che è molto noto, della birra, adesso non ricordo come si chiamasse, la Schiritz, mi pare. In America praticamente c'era questa birra che era una birra buona, ma comunque era fra le prime birre americane, insomma, niente di che. Questi hanno assoldato un copywriter molto famoso e lui ha detto, è andato a guardare lo stabilimento, doveva trovare, cercare, come dice Ezio, un angolo d'attacco, no? Una differenziazione. E ha detto, ma voi filtrate la birra in un modo spaziale? Bisogna dirlo questo, perché non lo sa nessuno. E hanno detto quei padroni lì dell'azienda, dico, in realtà lo fanno tutti questo, non lo diciamo perché lo fanno tutti. E fa male, perché se voi siete i primi a dirlo, anche se è una cosa che fanno tutti, poi alla fine sembra che lo facciate solo voi. E dopo un po' di un annetto, insomma, in cui hanno fatto girare questo annuncio, è schizzata alle vette, è diventata la prima birra in America. Quindi, come dicevi tu anche, Sav, le stesse cose che altri non dicono non vuol dire che non siano importanti, perché se uno è il primo a dirle, si attribuisce quella differenziazione, diventa una differenziazione. Ma vorrei dire questa piccola nozione del sottobanco, no? Ho scritto proprio in questi giorni una pubblicità per una cliente, perché in poche parole loro stavano promuovendo questa nuova pacchetto di capsule rigeneranti per il discorso della pelle, no? Ok, un integratore a base di acido ialuronico, aloe vera, beta carotene, mirtillo, era figo, tutto naturale, no? Però la brochure che promuovevano a queste estetiste, ovviamente era scritta in copy, dove presentavano la formula in una maniera spettacolare, no? CH, non mi ricordo, dovrei prendere il testo, no? CH1024, no? Diceva, è la Madonna, infatti la formula rivoluzionaria, no? Però dopo io sono andato a vedere che questa formula alla fine sarebbe, diciamo, la formula per presentare l'acido ialuronico. Però riprendendo la stessa idea, io l'ho riscritto in copy per vendere queste capsule, no? Però utilizzando questa formula C10H27, non so quale,
che è rivoluzionaria, no? La gente di acido ialuronico, la gente dice la Madonna, è arrivato, eh sì, è così, capito? Quindi è come vendere l'acqua calda praticamente, cioè l'acqua calda è quella... Esatto, di... esatto, perché io... Scusami, no, vai avanti, scusami. No, assolutamente, continua, ci mancherebbe. Volevo ricollegarmi al discorso di Alessandro che ha detto della birra e hanno cominciato a raccontare questa differenziazione che è stata molto fondamentale per lanciare alle stelle questa cosa, perché... Anche la tempistica, voglio dire, voglio proprio sottolineare la tempistica. Devi essere il primo a dirla, cioè, e prima lo fai e prima sei sulla bocca e agli occhi dei tuoi clienti, prima dei tuoi clienti, dei tuoi concorrenti. E quindi la tempistica è molto importante. Prima si inizia, prima si è davanti ai tuoi clienti. Cioè, la tempistica è una cosa fondamentale. Assolutamente, è lì il tempo e denaro. Esatto, soprattutto nel business, soprattutto nelle vendite. Ma sai, se permetti, vorrei aggiungere che a parte il tempo è denaro, ma è importante anche il discorso denaro, perché ho affrontato sempre con un'altra cliente, invece che lei aveva creato, diciamo, un negozio completamente dedito a vendere prodotti naturali, sia di cosmetica che anche sui prodotti di naturali di bellezza, ok? Sempre, non è un estetista, ma una make-up artist. Il problema è questo, che lei si era presentata nella nostra città come la prima nell'avere un negozio completamente al naturale, ok? Però... se anche come concetto e come idea lo fai sapere per prima, ok? Ma se arriva magari un'altra azienda che ha magari 4-5 volte più potere economico della piccola imprenditrice e fa uscire lo stesso messaggio, ma 4-5 volte più forte del tuo, quindi dopo per forza di risonanza anche d'onda è difficile questa cosa. Quindi bisogna anche studiare strategicamente, dici ok, io ho questo budget di spesa, posso riuscire a fare queste cose qui, riesco a scatenare questo casino, però mi limito a lavorare poco ma bene e poi cercare col passaparola, perché se no si arriva alla classico Amazon di turno, la Nike di turno, spazza via tutti e addio, ok? Quindi sono dei concetti molto importanti, poi noi compito nostro, tra virgolette. C'è da dire anche che se arrivi primo, il cliente comunque ha impresso te nella mente, cioè tu sei già andato a riempire quella casellina nella mente del cliente, dopo chiaro sta a te tenerti il cliente, però se arrivi primo, quella casellina là l'hai coperta a te, cioè quello che... È importante sì. Questo. Anche se sei piccolo, perché ci sono piccole aziende che riescono comunque a contrastare e a vincere contro grandi aziende. La fortuna, ed è per questo che ci siamo anche noi, per aiutare queste piccole aziende a raggiungere questi risultati. Strategia e attacco, difesa, contrattacco, è il compito nostro, ragazzi. Vai. No, dicevo, per mettere insieme queste due cose che avete detto, che sono entrambe giuste, secondo me, il concetto è proprio essere primo nella mente del cliente, ma per riuscire a essere primo nella mente del cliente, bisogna valutare sia i budget che le tempistiche, perché se io esco domani e sono piccolo e dico io faccio questa cosa e giustamente viene la Amazon di turno col triplo del budget, arriverà quest'altra prima nella mente del cliente. Se io invece esco domani, dopodomani e sto lì qualche anno, allora può venire anche Amazon dopo e tanto ormai io nella mente del cliente ci sono già. Quindi secondo me sì, vanno unite un po' queste cose che avete detto, perché si completano. Esatto, assolutamente sì. Comunque stiamo affrontando degli argomenti molto interessanti per un corso gratuito, quindi non lo so se questo poi lo passiamo direttamente a pagamento, però dai, ci diciamo, guarda, ragazzi, ve lo regaliamo, fatevi oro proprio assolutamente, perché così queste cose non me le dice nessuno da gratis. Quindi ragazzi, mi raccomando. Anni di studi proprio. Esatto, quindi noi mettiamo a nudo le nostre conoscenze
per aiutare effettivamente imprenditori e professionisti a mettersi bene e in modo efficace sul mercato. Quindi ovviamente fate tesoro di queste cose che stiamo dicendo, perché parliamo proprio di vendita, ok? Un conto i primi video che facevo sulla presentazione, ok? Come comunicare in modo efficace la propria attività. Ma qui stiamo parlando proprio di strategia, di vendita. Qui sono concetti che effettivamente gira i soldi, ok? Lo stesso vale anche per il concetto dell'affitto, ok? Quindi affitto, magari metratura, ammobiliato, non ammobiliato, un affitto che va sistemato invece che già pronto, chiave in mano, magari un affitto di una casa di nuova generazione invece di quelle case vecchie del 70, del 60, via dicendo. Quindi dipende molto anche da che cosa andiamo a vendere, capito? E dall'affitto di un appartamento alla vendita, che potrebbe essere, qui ho presentato una villa, ma potrebbe essere anche semplicemente un appartamento, capito? O una villa normale, cioè non per forza devi avere una piscina che sembra quella rempionica, cioè, però ovviamente il concetto è questo, per ogni tipo di vendita assolutamente bisogna affrontare le modalità e assolutamente anche il che tipo di cliente noi vogliamo andare a contattare, giusto ragazzi? Sì, esatto, questo è un po' il sunto e la forma mentis da avere nel momento in cui si inizia a lavorare su un prodotto, ecco. Io poi su questi concetti ci insisto tanto con i miei clienti, assolutamente. Poi anche Alessandro, che è un copywriter professionista, questi concetti qui è pane per i suoi denti. Stampati. No, hai perfettamente ragione, sono importantissimi. Sì, assolutamente. Riassumendo, quindi, allora, se devi scrivere...